Furlan oggi con la fascia di capitano, una partita iniziata un po' in salita, no? Con un atteggiamento aggressivo della casertana, poi? Sì, siamo andati in difficoltà subito perché comunque loro venivano da tanti risultati utili, erano in forma, quindi ci sta un po' di difficoltà, però poi sono partiti forte, però noi abbiamo battuto colpo su colpo e poi sono venute fuori le nostre qualità. Ecco, i due gol nel primo tempo, poi quella rete subita al termine della prima frazione di gioco, nel secondo tempo però c'è stata una sola squadra in campo. Sì, no, potevamo andare sul 3-0 nel primo tempo, poi c'è stato l'episodio sul calcio d'angolo dove hanno accorciato le distanze, però ci abbiamo sempre creduto, infatti siamo andati anche nel secondo tempo con lo spirito giusto e abbiamo chiuso la partita, siamo stati cinici e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ecco, hai avuto il merito di sbloccarla, ci racconti il tuo gol? Sì, ho visto Cesar che tirava, ho visto il tiro che è partito molto forte, quindi conosco quando calcia Cesar e difficilmente i portieri trattengono la palla, quindi sono andato sulla respinta e ho chiuso gli occhi perché col sinistro, però dai, è andata bene. Il mister ha già detto che la testa va tenuta saldamente all'interno della Carral Mato. Il prossimo sarà un avversario che poi è un allenatore, che è il nostro ex allenatore, che comunque vi conosce bene. Sì, sono tutte partite difficili e noi ormai abbiamo il nostro equilibrio e dobbiamo tenere questo fino a fine del campionato, non dobbiamo mollare niente perché si sa che in questo campionato si può sempre riaprire tutto, quindi continuiamo a fare quello che stiamo facendo.